Quella che state per ascoltare è una versione romanzata di Luxastra. Luxastra è una campagna di gioco di ruolo Dungeons & Dragons scritta e narrata da Mattia Ceniti e giocata e gestita dai membri del canale Intail su YouTube. Ambientata in un mondo fantasy, narra le avventure di un gruppo di personaggi che, uniti da obiettivi comuni, si ritrovano a dover salvare la città di Fatumastra dalla minaccia degli elfi delle macerie. Ma anche altre insidie si metteranno sulla loro strada. Tutti i diritti sono riservati a Intail. La pubblicazione del testo è stato gentilmente concesso dal master Mattia Ceniti di Intail, senza alcuno scopo di lucro, e l'autore non avanza alcuna pretesa sull'opera. La registrazione di questo audiolibro è stata gentilmente concessa dall'autore Calis Treboldi Michael Carpenter, il quale ringrazio per la concessione. Random Audiolibri presenta Luxastra romanzato. Voce narrante Alessandro Concas. Buon ascolto. Elfi e Indaco, parte 2. Avvicinandosi alla fonte delle urla, le due donne iniziarono a sentirle meglio e in alcuni momenti sembravano i versi di un rapace. Era una voce molto strana. Continuando a seguirla, le due girarono in uno dei lati della locanda, dove trovarono una grossa carrozza carica di casse e tutte coperte da dei teli, e la voce sembrava provenire proprio da lì. Dalia si rese conto che quella voce non era normale. Per quanto avesse viaggiato, mai aveva udito una voce simile. «Questa voce è strana», disse poi a Shiran. In quel momento la voce si fece più forte e le parole più chiare. «Sto partorendo! Oh mio Dio!» Sia Shiran che Dalia rimasero interdette da quelle parole. Per quanto non sapessero di chi fosse, erano certe che si trattasse della voce di un uomo, il che rendeva quelle parole insensate. «Viene da lì dentro!» disse Dalia indicando la carrozza. «Controlliamo!» «Sì, assolutamente sì!» balbettò Shiran, confusa e preoccupata. «Chiunque sia, ha bisogno di aiuto!» Le due iniziarono a levare i teli e a cercare fra le varie casse. Ogni tanto Shiran indicava qualche cassa piccola, ma Dalia era più decisa a controllarle una ad una. A un certo punto, però, la Halfling riuscì a percepire distintamente la provenienza della voce e allora andò a levare il telo. Davanti a lei c'era una grossa gabbia per animali con sbarre a quadrettoni e al suo interno una creatura che non aveva mai visto prima. Si trattava di una creatura umanoide di piccole dimensioni, simile a un gnomo, ma ricoperto di piume di gufo, in particolare sulla testa, che gli facevano da capelli, e aveva degli occhi grandi e gialli. Era davvero una creatura bizzarra e raccapricciante, e infatti Dalia rimase scioccata alla sua vista. «Credo sia questo coso che stava urlando», disse Dalia rivolgendosi a Shiran. A quel punto la creatura nella gabbia riprese a urlare, scuotendo le sbarre della gabbia, confermando che era proprio lui che stava chiedendo aiuto. «E voi chi cazzo siete? Aiutatemi! Fatemi uscire!» Shiran rimase scioccata quanto Dalia dall'orribile creatura, ma le si formò comunque un sorriso divertito in volto. «E tu che cosa sei, buffo coso?» «Io non lo so!» urlò ancora la creatura. «Fatemi uscire! Non so neanche dove cazzo mi trovo! Aprite questa cosa, vi prego! Sto soffocando!» In quel momento iniziò a fare dei versi di soffocamento e a simulare delle convulsioni. Le due donne erano indecise se liberarlo o meno. Non avevano la minima idea di che cosa fosse e tantomeno se fosse innocuo o pericoloso. Allora Dalia, che aveva una certa esperienza con gli animali, iniziò a fissarlo intensamente negli occhi, come quando provava ad entrare in sintonia con gli animali per addestrarli. La creatura si calmò, leggermente intimorito dallo sguardo della Halfling, ma rimase comunque confuso dal suo comportamento. «Ma che cazzo stai facendo? Ma vuoi aprire questa cazzo di porta, per favore? Aiutami! Mi sto sentendo male!» «Che cosa sei?» chiese Dalia senza distogliere lo sguardo. «Che cosa sei tu? Ma ti pare normale che una persona ne incontra un'altra e le chiede che cosa sei?»
Mi prendo io la responsabilità, dichiarò Sheeran cercando di aprire la gabbia. Nel frattempo Dalia provò a farsi dare la zampa dalla creatura, la quale per un momento stava per dargliela, ma all'ultimo si fermò. Evidentemente le capacità di addestramento di Dalia stavano avendo un certo effetto. Mentre avveniva ciò, una voce alle spalle delle due donne le fece girare di colpo. Ad aver parlato era un uomo distinto ed elegante, con capelli neri, un po' canuti e pettinati all'indietro. Aveva un monocolo all'occhio destro e indossava un abito grigio. «Oh cielo! Cosa sta succedendo qui?» chiese l'uomo vedendo la confusione. «Mi scusi, ma è sua questa carrozza?» chiese Sheeran. «Sì, è mia! Io sono un ricercatore e vado in giro a re...» In quel momento l'uomo elegante si accorse della creatura nella gabbia. «Oh, si è svegliato!» «Che animale è?» chiese Dalia. «Non ho mai visto una creatura del genere!» «Non sono un animale!» sbraitò la creatura. «Non so che cosa sono, ma fatemi uscire, mi sto sentendo male!» L'uomo spalancò gli occhi e rimase a bocca aperta appena sentì la creatura urlare. «Tu parli?» «Sì, e tu invece indichi? Apra, forza, apra!» «Oh cielo, questo è davvero inaspettato, affascinante!» continuò l'uomo, per poi correre dentro la locanda per chiamare i suoi assistenti. Poco dopo, egli tornò con gli assistenti, che in pochi istanti aprirono la gabbia. L'essere uscì subito e poté finalmente respirare e stiracchiarsi, apparendo un po' più calmo e nudo. E a tal proposito, uno degli assistenti gli porse dei vestiti piccoli. L'essere li indossò, ma si rese presto conto che gli erano comunque larghi. A quel punto l'uomo elegante si piegò verso il basso, guardando la creatura come se fosse un bambino molto piccolo. «E quindi che cosa sei tu?» «Che cazzo ne so! Dimmelo tu! Sei la prima persona che vedo!» Per quanto si sforzasse, la creatura non riusciva a ricordare nulla. Il suo nome, da dove venisse e nemmeno che cosa fosse. Poi, improvvisamente, iniziò a ricordare qualcosa. «Aspetta un momento! Aspetta! Aspetta! La scimmia!» Sheeran e Dalia si scambiarono uno sguardo confuso, non capendo di cosa stesse parlando la creatura. Ma il ricercatore sembrava più che altro affascinato. «Dove cazzo sta? C'era una scimmia con me!» «Sì, ce n'erano tre in realtà!» «Dove stanno?» «Sono sempre sulla carrozza!» A quelle parole il ricercatore accompagnò tutti nella parte della carrozza dove teneva tre gabbie, con all'interno le tre scimmie. In particolare la più piccola indossava uno straccio che usava come gilet. La creatura le osservò con attenzione, cercando di ricordare qualcosa, ma ancora non ci riusciva. «Dove li hai trovate? Dove mi hai trovato? Perché io ero lì? Chi sei tu?» «Il mio nome è Sir Lucius», disse il ricercatore con un portamento elegante tipico dei nobili. «Mi trovavo alla Conca Verde a condurre delle indagini su dei particolari tipi di funghi che stanno crescendo ultimamente in quella regione, quando, mentre vagavo in mezzo alle paludi, mi sono imbattuto in te e i tuoi... amici?» Mentre Sir Lucius stava raccontando del ritrovamento della creatura, Dalia si mise ad accarezzare le piume sulla sua testa. A quel punto, rendendosi conto che non c'era alcun bisogno di intervenire e che una faccenda ben più importante la stava aspettando all'ospedale, Sheeran propose di andarsene. «Secondo me qui stiamo perdendo tempo, quindi me ne andrei verso l'ospedale». «Ospedale? Chi è che si è fatto male?» chiese la creatura ancora confusa. «Nessuno, però tu mi sembri assolutamente in grado di cavartela da solo», gli rispose Sheeran, per poi rivolgersi a Dalia. «E noi abbiamo da fare». «Però», si intromise Sir Lucius, «in effetti credo che, Han, potremmo andare anche noi all'ospedale». Nel dire quel nome, puntò il dito verso la creatura. «Han, chi è?» chiese poi la creatura. «Sei tu, è il tuo nome». A quella scoperta, Han provò a spremersi le meningi per cercare di ricordare altro. Ma fu del tutto inutile. Anche quel nome non gli diceva nulla. «In effetti ha bisogno dell'ospedale»,
confermò Shiran, vedendolo concentrato. Se vuole, lo possiamo scortare noi. Stiamo andando giusto là. Sì, vi accompagnerò anch'io con i miei baldi uomini. Forza, ragazzi! Aiutate il nostro giovanotto! A quel punto, però, Han sbraitò nuovamente. Ma fai uscire la scimmia! Ma tu ingabbi tutte le persone e gli esseri che trovi! Non ha senso questa cosa! Senza attendere oltre, Sir Lucius liberò la scimmia indicata da Han, ovvero quella che indossava lo straccio, e questa si arrampicò fino alla spalla del suo presunto padrone. Seguirono altre discussioni riguardo alla scimmia, lo stesso Han e tutto quello che riguardava il suo ritrovamento, ma quest'ultimo non sapeva proprio come rispondere. Ancora la memoria non affiorava. A quel punto tutti si misero in cammino verso l'ospedale. Sir Lucius, con un sorriso amichevole, allungò la mano verso Han per prendergli la sua e accompagnarlo come se fosse un bambino. Ma quest'ultimo, seccato da quel gesto, «Ehi, cattivo!» sbraitò Dalia con tono autoritario, diverso dal solito che aveva avuto prima, e poi diede una pacca sulla testa ad Han. Han, senza neanche sapere perché, si sentì intimorito da quel gesto e abbassò la testa, facendo anche degli occhioni tristi. E così, senza altre interruzioni, anche il gruppo della carrozza si avviò verso l'ospedale, dove li attendevano forse delle risposte e altre rivelazioni.